Adesso è pronta anche Akiko Suzuki, davvero questa pattinatrice. Ieri già ci ha dimostrato nel suo short di avere grandi capacità, così come ce l'ha dimostrata in questa stagione. Qui Akiko Suzuki gioca tantissimo anche lei sul punto di vista tecnico. Il suo valore base a una gara di Grand Prix, alla seconda, dove ha fatto veramente bene, 58,91. Massimo valore base di Carolina 51,31, quindi su questo lei è forte, decisamente forte. Triplo Lutz, non perfetto. Doppio Axel, triplo Tollup, molto bene. Triplo loop. Un po' bassa in questa flank camera. Secondo triplo loop, impreciso l'arrivo. E doveva essere in combinazione, perché il primo triplo loop è stato senza. Quindi comunque lì il computer attacca la combinazione. Il secondo triplo Lutz, questo nella seconda metà del programma valeva 7 punti di base, così ne prenderà molti meno. Va bene il triplo flip, sono 5,80 punti in questa parte del programma. Bene il triplo salto.
Akiko Suzuki sulla musica del pipistrello di Strauss ha portato a termine il suo free skating e naturalmente questi punteggi possiamo dire che ci riguardano da vicino, perché ovviamente noi siamo qui inevitabilmente a tifare per Carolina Kostner, perché Akiko Suzuki è la penultima pattinatrice a scendere sul ghiaccio, dopo di lei proprio l'azzurra Carolina Kostner, intanto ovviamente la Leonova col primo punteggio che ha ottenuto a questo punto è certa del podio, per cui bisogna solo definire, come dire, i dettagli. Valentina, ti ho visto che la seguivi anche perché anche questa era una tua musica, era la musica del tuo free della passata stagione, no? Sì. Come ti è sembrata, Akiko? Beh, lei ha uno stile di pattinaggio completamente diverso, diciamo che il mio non mi si addiceva troppo, ho tentato di entrare nella parte l'anno scorso, ci sono riuscita in parte. Quest'anno è tutta un'altra cosa. Quest'anno hai dei programmi sono che, tornata che ami di più, sicuramente, sì. No? Sì, sì, che sento molto di più. Gli anni passati mi sono messa un po' più alla prova. È giusto anche così, provare delle cose nuove. Franca, la tua opinione su Akiko Suzuki, sull'esercizio che abbiamo visto fare? Allora, il tanto temuto contenuto tecnico direi che non è stato proprio così eclatante. Alla fine le combinazioni eseguite sono solamente una, solamente doppio axel triplo toe loop, perché non è riuscita ad attaccare niente né al secondo triplo loop né al secondo triplo lutz. Intanto scusa, abbiamo visto entrare in pista e scaldarsi proprio Carolina Kostner, a te Franca per i dettagli. Eccolo qui, qui c'è il lutz, dovrebbe essere il primo, sì, mette giù una mano, anche qui il GOI da parte dei giudici deve andare sicuramente nella scala dei meno, quindi sarà un meno uno probabilmente. E adesso il doppio axel, questa è la buona combinazione, seguita dal triplo toe loop, buona scorrevolezza, buona l'altezza, il ritmo tra i salti, questo era veramente un buon elemento. Allora attendiamo il punteggio di Akiko Suzuki, Carolina è già sul ghiaccio, sappiamo anche che ci sono tanti tifosi di Carolina e Carolina fan che si sono riuniti a Milano tutti insieme per seguire la gara della loro beniamina e insomma speriamo di essere davvero in tanti a tifare per lei. Intanto Akiko Suzuki, il punteggio 118 e 46, 56 e 53 i technical elements, si compone in saltissimo 61 e 93 per un totale di 179 e 76 che la portano in prima posizione, quindi anche per lei sicuramente il podio, la Leonova è seconda.